Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Finalmente dopo mesi tornano sul mio canale Giusy e Francesca, che adesso sono nel piano di sopra, che direi di andare a chiamare. Eccola, eccomi. Nel piano di sopra, quindi abbiamo Giusy, molto più leggera rispetto sì, a qualche direi. Mese fa. Ma è il momento anche di far entrare una presenza molto apprezzata da voi, soprattutto nei commenti. Francesca! Ciao, grazie Ciao, per Giusy. La presentazione. Cavolo, che sta succedendo qua? Dai, il disco delle carte. No, direi di no. Cosa è successo nei commenti? Ora sì. Guarda, è successo un casino. Non ci ho capito più Ciao niente. A tutti, il mio mazzo di carte deve stare lì. Allora, come vedete, finalmente abbiamo Giusy. Giusy e Francesca, tutte e due vestite di rosso. C'è stato un attimo di confusione, ma adesso siamo qui pronti per questo gioco. Allora, oggi faremo qualcosa di particolare, ovvero giocheremo a Tris. Bello! Quindi io vi sfiderò. Non ci giocheremo da elementari. Okay. Sapete che si può... elementari? Sì. Cioè qualche anno fa. Dall'asino. Qualche anno fa, dai. Grazie, mi sta dando della gioia. Allora, solitamente si vince o si perde. Sì. Ok, si può fare anche il pareggio, classico delle volte. Allora, come vedete abbiamo qui un mazzo di carte che sono le Odissei, sono a tema spaziale. Odissea nello spazio. Queste sono particolari, vedi come molto sono... molto particolari. Questi sono i jolly, insomma, i ninja, che sono le figure che vado un attimo a mescolare. E utilizzeremo le facce. Sai che c'è il cerchietto e la X? Sì. Le facce faranno il cerchietto. Ok. E i dorsi faranno le X. Ok. Semplicissimo. Inizio io. Voi. Fate finta che ci sia il reticolato. Mettiamo qua? Questo? Sì. Qua? Okay. Ok, quindi vi giro in questo modo. Io andrò a mettermi per esempio qua. Ok, quindi noi là. Anche qui. Sicure? Sì, sì. Ok, qua. Io andrò a mettermi direi qua. Ok. Io quindi, penso lì. Sì. Sicure? Sì. Cavolo, ci sanno giocare. Io a questo punto mi metto qua. E noi ci mettiamo, mettiamo qua. Qua? Sì. E allora io metto qua. Allora, è finito in pareggio. Però io ho una previsione incredibile, non so se si vedrà mai. Pareggio! Ecco. Wow! Che magia! Ah, era questa? Eh sì, però in realtà c'è un numeretto qua. Sì. 15. Un 15, che non si vedrà mai, neanche loro vedono qua. No. 15. Perché non so se conoscete i quadrati magici, per esempio... Provate a fare 6 più 7 più 2. 9? Sì, 7 più 2 fa 9, più 6? 15. 15. Questa riga qua. Proviamo a fare così, 6 più 1? 7. E 8? 15. 8 più 3? 11. E 4? 15. 15. Proviamo in questa direzione. 9 più 4? 13 e 2? 15. 1 più 5, 6, 6 più 9, 15. 15. Ma la cosa bella è che si può leggere sia così, ma anche in obliquo. 2 più 5, 7. Wow. Più 8, 8 15, 15. 4 più 5, 9. 9 e 6, 15. 6, 15. Potete leggere come volete, il risultato da sempre 15. 15. Cioè, la cosa strana è che avete scelto voi e dove io mettere le carte. Per difendermi ho dovuto un attimo... posizionati. Comunque il risultato era 15. Se questa carta andava qua, non faceva più 15. Certo, cambiava sì. Già il risultato. Comunque, ringrazio ancora per aver visto due volte Giusy, per aver visto Francesca, che anche lei è disponibilissima, per fortuna. Grazie, diciamo non mi picchiano, ancora magari no, però. Ancora no, manca poco. E noi ci vediamo come sempre prima al tutorial e poi ad un prossimo video. Torniamo Ciao al piano a di sopra. Vado io. Ok ragazzi, passiamo alla spiegazione di questo effetto. Allora, potete utilizzare questo gioco con uno o più spettatori, così come ho fatto io, e la cosa bella di questo gioco è che gli spettatori potevano mettere le carte ovunque loro volessero e il risultato finale, come avete visto, è pazzesco. In realtà c'è un piccolo segreto che adesso andrò a rivelarvi. Infatti in questo gioco abbiamo una serie di emozioni sempre più crescenti, dalla prima rivelazione della previsione incredibile, che è pareggio, quindi sembra quasi una cavolata, ma poi
facciamo notare che in fondo c'è un numeretto, ovvero 15. Quindi scrivete previsione incredibile, così lo spettatore ha un'aspettativa alta e poi pareggio. Quindi sembra quasi davvero che lo stiamo prendendo in giro. È un numeretto. Allora, in realtà la posizione delle carte che andremo a mettere non sono proprio così casuali. E vi faccio vedere e capire il perché. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è di un setup del mazzo, ovvero dobbiamo mettere in sequenza queste carte. Un 5, un 6, un 9, un asso, un 8, un 2, un 7, un 3 e un 4. Le faccio rivedere, casomai mettete un fermo immagine e andate anche voi a posizionarle in questo modo. Vi consiglio di averne due di stack, quindi così, esattamente lo andiamo a ripetere per due volte, quindi questo è il nostro stack, ma per sicurezza, adesso poi vi farò capire il perché, ne abbiamo un altro identico. Allora, prima di mostrarvi il segreto di questo gioco, volevo farvi vedere questo mazzo di carte che sono davvero fantastiche, ovvero le Odyssey. Queste carte hanno la caratteristica di essere particolarmente di ottima qualità perché sono adatte per il cardistry, infatti hanno una telatura davvero eccezionale, ma possiamo anche utilizzarlo appunto per questo genere di effetti, quindi il mazzo potrà essere ispezionato tranquillamente. Adesso vi faccio vedere la scatolina perché è davvero molto figa, quindi Odyssey Exodus che vi lascio giù in descrizione. Vi ricordo che se volete acquistare questo e tantissimi altri mazzi di carte, libri, tappetini, DVD, effetti di magia, anche rompicapo, insomma di tutto e di più, potete farlo sullo store lassonellamanica.com, dove con il codice sconto alle Magix avrete un 10% immediato di sconto. Ma adesso passiamo al nostro gioco. Allora, per chiunque non sappia o non si ricorda più le regole del Tris, vi ricordo che se il primo avversario posiziona la X o il cerchio al centro e lo spettatore, quindi l'altro avversario, la posiziona lateralmente, che sia in tutte e quattro le direzioni, quindi o sopra o sotto o sinistra o destra, matematicamente il primo giocatore vincerà. Vi mostro come. Basterà posizionare l'altra carta qui, l'avversario di conseguenza dovrà difendersi e metterà la carta qui, noi metteremo la carta qui e come vedete abbiamo creato una doppia situazione di vittoria. Quindi in questo caso lo spettatore potrà difendersi o qui o qui, quindi noi andremo a vincere. Questa è solo una delle possibilità, perché in realtà quando lo spettatore andrà a mettere la carta laterale noi andremo a vincere, ed è per questo che ho utilizzato due stack, perché possiamo far notare questa situazione. Quindi siccome per la riuscita dell'effetto noi dobbiamo pareggiare, e quindi nel caso in cui lo spettatore non sappia le regole del Tris come questa che vi ho mostrato, potete spiegarla mentre appunto lo battete. Magari dite: guarda, ti sei rovinato tu stesso perché me l'hai messa laterale e quindi adesso ti vado a fare una sorta di fregatura. Ok, rivado a prendere le mie carte stack, e quindi ricordatevi che le prime 9 carte sono in stack, così come le altre 9. Quello che potete fare sarà far vedere le carte, che sono tutte diverse. Dopodiché possiamo iniziare il nostro effetto. Per un discorso matematico, anche in questo caso, noi andremo a mettere la carta al centro, quindi lo spettatore dovrà metterla in uno dei quattro angoli, che sia in alto, in basso, a destra, a sinistra, insomma non ci interessa. La cosa importante è che dalla carta dello spettatore andiamo a contare 4, o da sotto o da sopra. Quindi 1, 2, 3, 4. Noi dobbiamo mettere la carta qui. Adesso il gioco è tutto in automatico, perché lo spettatore andrà a difendersi e noi andremo ad attaccare. Quindi adesso lo spettatore metterà la sua carta qui per non farci vincere. Noi, per non far vincere lo spettatore, metteremo la carta qui. Di conseguenza lo spettatore, per non farci fare il Tris in questo senso, la metterà qui. Noi, per evitare come prima, la metteremo qui. Lui si difenderà in questo punto e poi come ultima carta la andremo a mettere qui. Come avete visto, già tutto è pronto, già tutto è creato. Riveleremo la nostra previsione incredibile, che è un pareggio, quindi spettatore impassibile, perché appunto la rivelazione è quasi ovvia. Ma poi faremo notare che ci sarà un numeretto, ovvero il numero 15 qui, perché adesso per un discorso, come dicevo prima, matematico, 2 più 7, 9 e più 6, 15. Insomma, poi come avete visto dalla performance potete crearvi la vostra presentazione, ovvero che se lo spettatore decideva di mettere la carta qui sarebbe cambiato tutto, o anziché iniziare con questa carta iniziava con l'altra carta. Insomma, serve solo per illudere lo spettatore, perché come avete visto è un gioco assolutamente matematico. Detto questo, spero di non essermi dilungato troppo. Se volete vedere altri video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un bel like, e noi ci vediamo al prossimo video.